Ehi, amico, di nuovo qui? Ti avevo chiesto di andartene. Come? Ehi, vedi che non do ascolto alle testuggini, non mi rompere. Come? Come mi hai chiamato? Allora vuoi che te le suoni, eh? Sì, dai, vieni. Voglio proprio vedere come batti le mosse che mi ha insegnato il mio cugino camaleonte Ciro Esposito. Sì, chiamo anche lui che vi do una lezione. No, no, amico, basta così, non si mette la famiglia in mezzo. No, no, vabbè. No, no, vieni qua, ti spacco di bocca. No, no, vieni qua, no, va. Non devi azzardare. Oh, l'ultimo che ho fatto così la prima volta. No, 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 no. Allora? Non fai più il gradasso, eh? Adesso sono qui. E che? Non ricordo neanche più perché sia successo tutto questo. Non ricordo il motivo della nostra litigata. Non ricordo il motivo per il quale ti odiavo tanto. Non vedo mia moglie e i miei figli da quando è cominciato tutto questo. Ed ora che me ne rendo conto... Oh, povera Mary, cosa avrei passato? Cosa avrei subito per la mia testa calda? Hai dovuto crescere bambini tutta sola. E per cosa? Per una stupida litigata. Lo sai, Ezio, non credo che ne sia valsa la pena. Abbiamo tutti sofferto. Io, tu, i nostri figli, le nostre mogli, chiunque ci stesse aspettando. La guerra non è mai la risposta e milioni di persone muoiono tutti i giorni per delle stupide rivalità che davanti non hanno nulla e alle spalle hanno sofferenza e cattiveria. Lo sai, Ezio, non credo che dovremmo andare avanti così. La vita è molto più di questo, la vita era molto più di questo e noi lo abbiamo capito troppo tardi. Ma stai zitto!